Gigi, Benny, sei in una gara o in un giro e parti, pronti via. Alla 1, giochi bene la buca, bogey, con tre pat. Alla 2, sbagli un colpetto, bogey. Alla 3, flappetta davanti al green, bogey. Sono allergico ai bogey. Ai bogey. La mia domanda è, come arrivi sul tee della 4? In che c'è stato d'animo? C'è la censura? No, perché cioè, mi sembra una domanda... ho capito la domanda. Al di là della censura, io ho imparato a fare questa cosa e cerco di applicarla, non è facile, non mi viene sempre. Cerco di pensare al giro e alle buche contestualizzato in una media di periodo. Quindi, quindi fondamentalmente che cosa faccio? Io so perfettamente, perché tengo le statistiche dalla notte dei tempi, quanti bogey faccio di media in un giro, quanti birdie, quanti par, insomma ho tutte le statistiche ovviamente. Quindi cosa faccio? Penso, ok, mediamente io faccio 2 bogey/3, 2.5 più o meno a giro, li ho già finiti, semplicemente io li ho tirati tutti subito, quindi è ovvio che è una media, quindi anche la mia testa lo sa perfettamente che sto cercando di barare con me stesso, cercando di farmi venire un po' più di voglia di continuare a giocare questo giro non partito proprio benissimo. Però se ci pensi, nella realtà è un po' anche quella cosa che anche tu fai del dividere le buche a pezzi, esatto, perché almeno contingenti l'errore. È un po' come le camere sul Titanic che non hanno funzionato benissimo. Cioè entra acqua in una ma in tutte le altre no, e quindi la nave più o meno sta su, e qui è uguale. Cerco di fare questa cosa perché se no la prima roba che ti viene è quella di dire, sai che c'è, tra l'altro la 3 anche se è lontana passa dalla clubhouse e me ne vado. Infatti ti dirò che secondo me il ragionamento peggiore che può fare il golfista è dire ho fatto bogey alla 1, alla 2, alla 3, vuol dire che farò 18 bogey, sì. 18 bogey anche riportati in base al proprio handicap, quindi sì, 18 sì, volte sì. Un punto in una buca o 18 volte X. E quindi spesso si arriva sul tee della 4 con l'atteggiamento mentale sbagliato, o ormai deluso e rassegnato, sì, e siamo ancora remissivo a un sesto della gara, o troppo arrabbiato per riuscire a portare qualcosa di buono. E infatti come dici tu, io ho imparato a dividere le buche, quindi è come se giocassi 6 piccoli percorsi di 3 buche, non per questo ho detto bogey 1, 2, 3. E quindi finito il primo percorso dove ho giocato male, parto col secondo dove vado a cercare, sì, di fare il meglio possibile. Aiuta molto. Poi nella realtà ho visto che ogni giocatore è diverso. Ci sono quelli che quasi la prendono a sfida e dicono, ah cavolo, è un po' come il maccherone, tu me provochi e io... E mo mette magno. Mentre invece ci sono quelli che anche il primo di bogey già li ha segnati mentalmente, perché è proprio un mood mentale con cui tu arrivi. A me per esempio il golf mi ha insegnato, non solo nel golf ma anche nella vita, che non abbiamo il controllo purtroppo di tutto, e quindi di conseguenza prendiamo quello che viene, anche se buona parte è colpa nostra, però in generale, e poi cerchiamo di migliorarci, perché le buche sono ancora tante, di tempo ce n'è, di possibilità ce ne sono. Al peggio probabilmente il giro magari non finirà benissimo, non sarà il miglior giro della tua vita, però non è detto neanche che tu riesca anche a rimetterlo un po' in piedi e a finire con un score decoroso. Alla fine, se mai una volta riesci a fare questa cosa, poi la sensazione che ti lascia è talmente positiva che la volta successiva, quando ti ricapita, hai molta più voglia di provare a farlo. Infatti hai imparato da una situazione molto negativa, che poi è importante imparare anche come reagire, come tirarsi su quando la giornata sta andando male, perché un conto è faccio 3 bogey di fila, 1, 2, 3, ma se i bogey arrivano verso le ultime buche in una giornata in cui sta andando bene, mamma è ancora mia, peggio. Devo sapere qual è l'interruttore che mi fa bloccare la sequenza di bogey, delle buche andate male, e mi fa ripartire verso un finale quantomeno decoroso. E poi non si sa mai, magari il colpo della giornata è sempre dietro l'angolo e con quello posso recuperare tutto. All in! E voi come reagite a una situazione del genere? Siete un po' remissivi, oppure a quel punto diventa un giro di pratica, provate a fare colpi che di solito non fareste in una gara dove state giocando bene, oppure la prendete a sfida e cercate di portare a casa il miglior risultato possibile lottando col coltello tra i denti pur di non arrivare in clubhouse e avere dei rimpianti delle possibilità mancate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta!